Ebbene sì, cominciamo con le buone notizie. Questo 2020 l'ARPAC ci dà i responsi di quelli che sono i campionamenti che ha fatto nelle varie specchi d'acqua intorno all'isola e ci certifica la qualità eccellente delle acque. Questo sta a significare chiaramente, sicuramente un patentino di pulizia e di purezza dell'acqua ai fini della balneazione, ma ci certifica anche che intorno a noi abbiamo un mare grosso modo pulito, e la qualità dell'acqua ci sta a dimostrare che la nostra isola si trova ancora al centro di un ambiente marino abbastanza in salute. Quindi chiaramente ne prendiamo conoscenza di questi responsi, che in verità non fanno altro che confermare una qualità dell'acqua già se bene o male si attesta sempre su qualità positive, non senza nascondere chiaramente quelli che sono gli aspetti e le criticità che riguardano il sistema mare, insomma, che ci circonda. Il primo tra questi è la corretta gestione delle acque del depuratore di Cuma, piuttosto che dell'alveo dei Camaldoli, piuttosto che di tutta questa parte del continente, che va meglio organizzata, se non addirittura messa a sistema, perché sono infrastrutture che ancora faticano a funzionare. Meglio ancora sarà quando anche Procida potrà tagliare il nastro del proprio depuratore, a quel punto avremo una qualità dell'acqua ancora più pulita e migliore ai fini non soltanto chiaramente turistici di balneazione, ma per noi cittadini prevalentemente, per cui l'isola potrà essere veramente ancora più blu.